Spaccio di droga a conduzione anche familiare nel cuore di Sant'Elia. Non si è fermato durante il lockdown, ma c'è stata la risposta dei carabinieri. 4 arresti, droga sequestrata, soldi sequestrati, dottor Tamponi. Sì, l'operazione Dama del 7 luglio 2020 aveva battuto il traffico di cocaina e eroina nel quartiere storico di Sant'Elia a Cagliari. È stata una botta molto pesante. Chiaramente gli spazi lasciati vuoti vengono riempiti. E questi 4 amici, a livello paritario, in piena collaborazione, non si può parlare di un'organizzazione, ma di soggetti che agiscono in concorso a pari titolo, si propongono sul mercato e mettono assieme qualcosa come oltre 100 acquirenti appartenenti a varie categorie sociali, anche media, buona borghesia di Cagliari e provincia, con un giro d'affari attorno ai 500 euro al giorno, che sono 15.000 al mese. Lavorando tutti i giorni, domeniche comprese, incessantemente attraverso un telefonino unico e appuntamenti presi sotto casa in questi spazi condominiali che sono stati organizzati in un modo tale da essere un vero e proprio labirinto all'interno del quale è difficile essere sorpresi in flagranza. Ecco, tra gli acquirenti anche la cosiddetta Cagliari e anche Sardegna bene, perché borghesia... Sì. La cocaina ha un costo per potersi permettere il vizio, o sono soldi illeciti, facili, quindi reinvestire i soldi di altre attività illecite, oppure comunque bisogna avere un buon tenore di vita per potersi permettere almeno una dose al giorno. Quindi, insomma, c'erano anche professionisti in giacca e cravatta, assolutamente, come si dice. Sì, anche insospettabili. Anche insospettabili. Ecco, la vita invece dei 4 spacciatori, il loro tenore di vita... Era alto. Beh, diciamo che con 15.000 euro al mese per 4 persone direi che è un buon speso quello che c'era da spendere. Avevano oggetti di lusso, auto costose? Ma questo non particolarmente, però avevano un buon tenore di vita, assolutamente. C'era anche un inizio di volontà da parte c'era un'idea, degli spacciatori. Sì, un'idea di poter reinvestire in un settore lecito i proventi della... cioè di farsi anche di riciclare questo denaro in un'attività lecita, che è una cosa da parte loro anche abbastanza intelligente, ma non ci sono riusciti, non hanno fatto a tempo.